Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 46. Dio è l'amore in cui perdono. C'è un passaggio all'inizio nel corso che è bellissimo a proposito del perdono. Il perdono è sconosciuto in cielo, dove l'averne bisogno sarebbe inconcepibile. Comunque in questo mondo il perdono è una correzione necessaria per tutti gli errori che abbiamo fatto. Offrire il nostro perdono è il solo modo che abbiamo per ottenerlo, poiché riflette la legge del cielo, secondo la quale dare e ricevere sono la stessa cosa. È bellissimo questo. Andiamo allora alla lezione. Quindi Dio è l'amore in cui perdono. E dice così: Dio non perdona perché non ha mai condannato, e ci deve essere condanna prima che ci si renda necessario il perdono. Il perdono è il grande bisogno di questo mondo, ma ciò avviene perché questo è un mondo di illusioni. Coloro che perdonano si stanno così liberando dalle illusioni, mentre coloro che negano il perdono si stanno legando ad esse. Dal momento che condanni solo te stesso, così perdoni solo te stesso. Eppure, anche se Dio non perdona, il suo amore è comunque la base del perdono. La paura condanna e l'amore perdona. Il perdono disfa così ciò che la paura ha prodotto, riportando la mente alla consapevolezza di Dio. Per questa ragione il perdono può veramente essere definito la salvezza, è il mezzo attraverso il quale l'illusione scompare. Quindi gli esercizi di oggi richiedono almeno 3 periodi di pratica di ciascuno di 5 minuti pieni, e il maggior numero possibile di periodi di pratica più corti. Inizia quelli più lunghi ripetendo come al solito l'idea odierna. Chiudi gli occhi mentre lo fai e dedica 1 minuto o 2 alla ricerca mentale di coloro che non hai perdonato. Non importa quanto, quando, non li hai perdonati, o li hai perdonati completamente, o non li hai perdonato affatto, perdonati affatto. Se fai bene gli esercizi, non dovresti avere difficoltà nel trovare un certo numero di persone che non hai perdonato. Una regola sicura sta nel fatto che chiunque non ti piace è un soggetto adatto. Chiama ciascuno per nome e di: Dio è l'amore in cui ti perdono, Stefano, per dire, no? Un nome. Dio è l'amore in cui ti perdono, Maria, e così via. Scopo di questa prima fase degli odierni periodi di pratica è metterti nella condizione di perdonarti. Dopo aver applicato l'idea a tutti coloro che ti sono venuti in mente, di a te stesso: Dio è l'amore in cui mi perdono. Poi dedica questo quanto ti resta del periodo di pratica ad aggiungere idee collegate del tipo: Dio è l'amore con cui amo me stesso, Dio è l'amore in cui mi sento benedetto, Dio è l'amore in cui mi sento in pace, Dio è l'amore in cui mi sento in sicurezza, e così via. La forma dell'applicazione può variare in modo considerevole, ma l'idea centrale non deve essere persa di vista. Potresti dire, per esempio: io non posso essere colpevole perché sono figlio di Dio, io sono già stato perdonato. Nessuna paura è possibile in una mente amata da Dio. Non c'è alcun bisogno di attaccare perché l'amore mi ha perdonato. I periodi di pratica dovranno comunque terminare con una ripetizione dell'idea di oggi, così come è stata formulata inizialmente, cioè: Dio e l'amore in cui perdono. Assicurati comunque di fare più applicazioni specifiche se necessario. Saranno necessarie in qualunque momento del giorno in cui divieni consapevole di qualsiasi tipo di reazione negativa nei confronti di qualcuno, presente o meno. In questo caso, di silenziosamente o pensa nella tua mente: Dio è l'amore in cui io ti perdono. Quindi Dio è l'amore in cui perdono. Oggi è questa la lezione. Grazie a tutti, una bellissima giornata e
Ci sentiamo domani se vi va, grazie mille.